pareggio da Alessandro Sugoni e benvenuti a Marassi. Oltre 33.000 tifosi, tutto esaurito, arrivati per accompagnare il Genoa in quell'ultimo metro che la separa dal ritorno in Serie A. Parte il corso, primo palo, Sturaro traversa e poi pallone in rete, Bani, 1-0 Genoa al minuto numero 16. Ha segnato Bani per la seconda volta stagione, Strootman, pallone fuori di pochissimo. Sabelli, andare al cross, cerca sul secondo palo Frendrup in mezzo per Strootman, la grandissima parata di Leali. Il tentativo di Gondo, eccola la migliore occasione per l'Ascoli, colpo di testa, poi la rovesciata e palo di Gondo. 1-4, arriva l'aiuto di coda, il dribbling di Gondo, Musson che guarda la porta e cerca un gol fantastico, ci va vicino Albert Gudmundsson. Giordano guarda in mezzo, cerca forte il pallone profondo con un pugno Martinez, con Locolo la porta rimane vuota, ribattuto poi Bukel, deviazione Vogliacco, Pedro Mendes, Martinez, opportunità Ascoli. Parte Strootman sul secondo palo, Dragu se ne mette in mezzo, Bellucci prolunga, Badel, 2-0 Genoa, Milan Badel sotto la nord. Aja Pong se la fa portare via da Sabelli che entra in area, sull'uscita di Leali va giù Sabelli, calcio di rigore. Parte Coda, para Leali, ancora Coda, ancora Leali, ma che giornata da parte di Leali. Intanto con Locolo in area, mette dentro e ha segnato l'Ascoli con Marsura appena entrato. L'ha riaperta la squadra di Breda. Aramo chiuso da due uomini, mette in mezzo Ekuban, 1-1 con Bellucci, Ekuban, ancora Leali. Il Genoa dopo una sola stagione torna in Serie A.